Con l'evolversi dei tempi cambiano anche modi e comportamenti nell'ambito familiare, fino a mettere in dubbio anche ciò che dovrebbe essere certo, ovvero la genitorialità. A partire da questo concetto, la Camera Minorile Distrettuale di Catanzaro, in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il patrocinio dell'Unione Nazionale delle Camere Minorili, ha organizzato un incontro di studio per analizzare le nuove forme di genitorialità nella società che cambia. Al centro il quesito: mater semper certa? Negli ultimi tempi, quello che una volta era indiscutibile, e cioè che la madre fosse sempre certa, non è più vero per tante ragioni. E non è più vero perché la Corte Costituzionale, tra l'altro, ha ammesso la fecondazione assistita eterologa, in cui può accadere che i gameti, anche materni, siano diversi da quelli della donna che partorisce. E quindi si tratta poi di stabilire chi sia la vera madre. Ovviamente quelli che ne subiscono le conseguenze sono i minori. È difficile essere genitori, ma lo è difficile ancora di più oggi, però chi mette al mondo dei figli ha il sacrosanto dovere di imparare ad essere genitori. Siamo orgogliosi di aver organizzato, su impulso della formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura, questo evento. Il tema scelto è proprio anche in linea con l'obiettivo primario che si propone la Camera Minorile, ossia di approfondire queste tematiche e divulgarle, tematiche dell'universo dei minori e della famiglia che sono in continua evoluzione. Da Catanzaro per la CNews 24.